Benvenuti a tutti ragazzi nella nostra prima recensione. In questa prima recensione ci dedicheremo a Layers of Fear, che è un gioco horror in prima persona ma abbastanza spesso. Prima di cominciare a descrivere per bene questo gioco, vogliamo specificare che è in accesso anticipato, quindi ovviamente non è stato completato e raffinato come dovrebbe essere un gioco. No? Sì, è in fase di lavorazione. Se seguite i nostri video poi noterete che alla fine si interrompe bruscamente, perché ovviamente questi poveri sviluppatori devono in qualche modo avere il tempo di ideare queste cose strane e inquietanti di cui adesso vi parleremo. Allora, prima di tutto partiamo dalla storia. La storia tratta di un pittore che appunto è impazzito, e noi navighiamo nella testa del pittore come se fosse una casa che gradualmente si modifica e si sfasa. Compaiono presenze oscure al suo interno e tante altre cose. Diciamo che comunque il cambiamento dell'area di gioco, che sarebbe quella mente del pittore, avviene ogni qualvolta che si entra in una stanza. Può capitare, ci sono delle volte che non cambia, ma la maggior parte delle volte si nota parecchio, perché comunque entri in una stanza dove tipo vedi, ne so, un buco, cioè è un buco di culo di topo, quindi grossa così, no? Esci da lì e ti trovi tipo quadri, destra, sinistra, e dici ma io non ero lì prima. Comunque, il suo pittore è pazzo. Esatto, è pazzo. Poi in questo gioco precisiamo che non si può morire, quindi è un gioco abbastanza lineare. Cioè inizia e prima o poi finisce, non è come un open world che puoi morire e rimanere lì finché te stufi praticamente. Invece no, lì cominci e piano piano prosegui in tutte le fasi del gioco per arrivare poi alla fine. Per dare l'idea dell'appunto impazzire del pittore, troviamo ogni tanto queste tele che fungono da punto di salvataggio, di visione del capitolo, diciamo così, che la prima volta che passiamo hanno un aspetto e quando le osserviamo per qualche secondo cambiano e diventano delle cose mostruose. Sì, in base al momento in cui diciamo inizi, poi ti trovi la tela e la tela riassume alla fine tutta l'arco di quella parte di storia che ha vissuto il pittore, che appunto corrispondono ai capitoli, se non sbaglio sono 5 per il momento. Probabilmente aumenteranno anche comunque, come diceva sempre il nostro caro Phoenix qua, è un gioco in accesso anticipato, quindi non è finito. Si noterà poi anche nei nostri video, magari se avete visto altri video, noterete sicuramente che alla fine il gioco si interrompe. Ora invece dedichiamo un piccolo spazio a appunto il punto più importante degli horror, cioè gli spaventi che ti becchi ogni qualvolta trovi qualcosa che ti fa saltare. L'hai vista anche tu? Ho visto tipo... Quando carica forse. Restless memory. Un sanguinaccio per te. Restless cosa vuol dire? Ma che cazzo? Per esempio, come avete visto nel gameplay, ci troviamo insomma in questa casa con una creatura che assomiglia a una persona ma è una creatura. Sì, diciamo comunque come ambientazione è abbastanza tetra già all'inizio, perché proprio ci sono luci, che sono proprio delle luci, come si dice, fioche. Sì, proprio poca luce, in alcuni punti ce n'è di più, in alcuni punti ce n'è di meno, ma secondo me è ben voluto da loro, diciamo, come ambientazione. I spaventoni ci sono, ve l'assicuro. Se avete visto, mi sembra il terzo o quarto video, quello che me li sono presi tutti io, gli spaventi più grossi, sono degli spaventi che vengono quando meno te l'aspetti, perché proprio sono bastardi. Sono stati proprio pensati nei minimi dettagli, secondo me, dagli sviluppatori. Ad esempio, noi troviamo nei punti in cui meno uno se l'aspetta, ad esempio ci troviamo in un corridoio, oltrepassiamo 3 o 4 porte tutti tranquilli, poi apriamo la quinta porta e c'è tipo qualcosa che ti fa saltare in aria dietro, perché uno arriva tutto bello convinto lì che non se l'aspetta e giustamente gli mettono lì la sorpresina. Adesso quello devi ficcarlo da qualche parte. Ma che cosa? Oppure quando tipo
tu vai, che ne so, a vedere un quadro da vicino, no? E ti vedi tipo una scena, tipo un liquefacimento del quadro, no? Poi tipo te ne vai indietro e ti senti bloccato. E allora tu dici, no, che cazzo. Cos'è questa cosa? E allora lì ti giri, o può essere un mostro, o qualcosa che è fatto apposta per prenderti per il culo. Diciamo, è stata ben ingegnata sta cosa, perché comunque sono dei spaventi che quando devono essere tosti sono tosti, quando devono essere leggeri sono leggeri. Oltre agli spaventoni ovviamente violenti, ci sono anche gli spaventi finti, come ad esempio recentemente ci siamo beccati il riflesso, cioè un'ombra che sembrava un horror, cioè uno spaventone, cacchio dico un horror, che sembrava uno spaventone e poi siamo entrati e non c'era niente. Era una finta. Cioè, sperano anche di farti spaventare quando poi però non ti fanno spaventare. È ancora peggio, secondo me. Che poi comunque gli spaventoni sono, diciamo, fatti a evoluzione. È stata fatta in modo che col tempo aumentino gli spauracchi, gli spaventi un po' potenti. Gli spaventoni. Ve lo dico che quando in un video mi sono proposto di iniziare a giocare, mi sono rimangiato... Tutto perché non avrei voluto farlo, invece l'ho fatto. Ora passiamo alla grafica, signori. Ecco, la grafica a me è piaciuta tantissimo, è fatta veramente bene. Non ho visto niente di pixelloso, quadri fatti col culo. Vabbè, che non è che puoi mettere un quadro fatto veramente a mano, proprio anche perché è roba fatta al computer, quindi come grafica per me è ottima. I quadri poi secondo me sono impeccabili, cioè c'è questo passaggio tra il quadro visivamente bello e la sua versione sanguinosa, ecco, che secondo me è una cosa azzeccatissima. Ad esempio mi ricordo un cane su una parete, che secondo prima è un cane appunto, secondo dopo è sempre un cane ma è tipo spolpato. Con il sangue che cola e le budella eccetera, potete immaginare se... Poi anche diciamo, la loro animazione, come ad esempio sempre in quel pezzo lì, no, forse prima, mi ricordo che c'era una scena in che c'era un quadro, c'era tipo il pavimento che era rotto a sua sinistra, se non ricordo male, e poi all'improvviso un quadro è schizzato via dal muro, quindi non è che tipo si è distrutto, ha fatto tipo una laggata o che ne so, è stata proprio fatta un'azione buona, diciamo, nel complesso. E il gioco è comunque ottimo, veramente bello, un horror veramente interessante e bello. Adesso parleremo della musica. Diciamo, la musichetta, quella di sottofondo, diciamo, non ti aiuta in alcuni casi. Delle volte la musica è fatta apposta per, diciamo, farti capire un po' come dovrebbe evolversi, come nel caso in cui c'era il carillon lì, cos'era, il giradischi. Sì, il giradischi. No? E lì ti faceva capire che il disco andando in avanti faceva una cosa, andando all'indietro ne faceva un'altra. Dov'è che avevi letto il foglio? Sta tornando come la pista, c'aveva ragione. Oppure i casi in cui la musica era messa, oppure non proprio una musica, quindi un suono sì. Per farti capire che sta arrivando il momento in cui arriva PAM, poi senti fare PAM e arriva lo spavento. Esatto, quelli sono i tipici degli horror. La musica crea proprio una sensazione di paura ancora prima che arrivi effettivamente al momento, che poi tu sai che c'è ma non sai dov'è esattamente. Esatto. Perché tu puoi aspettarti, senti sta musica e dici è qui, c'è già il cuore in gola qua. Cos'era? Oddio! Che cacchio! Sei lì, qualcosa succederà. Devo proprio andare lì? Purtroppo. A morire? Vabbè. Facciamoci del male. Porca! Oh! Che cavolo! Ma che è sta roba? Il mostro ipotetico è qui.
ti giri, non c'è, poi vai avanti, punto, lo trovi all'improvviso. Esatto. Ecco, la oppure musica te la mettono, è bastarda. Te la mettono apposta per farti cagare in mano, no? Tu, come ho già accennato prima, magari arrivi tutto convinto, la musica con l'ansia, stai sudando male, entri e non c'è niente. E finisce la musica. Proprio proprio la cattiveria dentro. Secondo me la musica e i suoni sono stati gestiti molto bene. Secondo me. Ora invece passiamo a quelle che sono state le nostre impressioni proprio dopo aver finito questa parte di gioco, fino a dove è possibile ovviamente. Allora, secondo me questo gioco è artisticamente molto 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 bello. Per quanto riguarda il lato horror, anche azzeccatissimo, perché ho giocato a tanti horror, ma tanti mi sembrano proprio banali, prevedibili, quindi niente di che poi alla fine. Noi vi consigliamo questo gioco, assolutamente consigliato. È in accesso anticipato, quindi quando poi usciranno aggiornamenti il gioco verrà aggiornato e qualcuno andando avanti tutti quanti lo finiranno, ma penso che comunque anche noi continueremo a fare video. Ovviamente. Il gioco costa, mi sembra, 13 euro su Steam, sulla piattaforma Steam, inclusa la traduzione italiana del gruppo Phoenix DM, che è il gruppo di cui io faccio parte. Lui fa parte. Quindi se avete problemi, qualsiasi cosa, andate sulla pagina di Phoenix DM e chiedete pure tutto quello che volete. Ma comunque penso che sia già inclusa nel gioco. Mm-hmm. La traduzione. Il gioco è stato fatto dal Bluebird Team. Bravi, complimenti. Complimenti, signori. bel gioco. Bene, signori. Con questo video si concluderà questa recensione su Layers of Fear. Noi vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccione, un salutone. Lasciate un commento, un mi piace e anche la pagina di Facebook. E fateci sapere se queste recensioni vi piacciono. Questa è stata la prima e sicuramente ne faremo altre, perché potrebbe volevamo essere, un po' discostarci dai gameplay. Ecco. Comunque non sarà solo su horror, potete anche chiederci di provare un gioco, dire provate Pinco Pallo su PlayStation 4 e noi lo recensiremo. Detto questo, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ragazzi. Ciao ciao.